Oggi si è svolta a Caltanissetta la riunione di tutti i centri gestionali screening della Sicilia su input della Regione, dell'assessorato regionale alla sanità. Tutti i centri regionali responsabili si sono riuniti a Caltanissetta e stanno tirando fuori quelle che sono le prossime linee guida che verranno presentate nell'ambito del Salus Festival. Si parlerà dei tre screening, quindi mammografico, della cervice uterina e del colon retto, e si troveranno tutte quelle che sono le iniziative atte a promuovere, a far sì che la gente aderisca. Queste nuove prospettive verranno presentate nell'ambito del Salus Festival e in particolare nella riunione che si terrà giorno 9 pomeriggio presso il CEFPAS, dedicata proprio all'attività degli screening oncologici. È un motivo di orgoglio per questa amministrazione e per questa direzione sanitaria essere la sede prescelta ed essere anche questo momento di aggregazione, in quanto c'è stato sempre un lavoro capillare rispetto agli screening, perché crediamo che la prevenzione sia un momento importante ed efficace. Importante ed efficace, e le dimostrazioni le abbiamo tutti i giorni. Tutti i giorni abbiamo persone che vengono da noi e dove una diagnosi precoce ha salvato la vita. Fino a ieri ho incontrato una giovane donna che aveva fatto un PAP test nell'ambito dello screening perché è invitata, ed è stato trovato un carcinoma in situ. Operata, la donna si può considerare guarita. Queste sono le notizie che ci piace dare, che ci sembrano interessanti, e questo è anche un motivo per cui si chiede a tutti di aderire senza avere paura, perché un piccolo esame, 5 minuti della nostra vita, possono salvare il resto della nostra vita.